Siamo in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Michel Charbonnier. Care amiche, cari amici, ben ritrovati dagli studi di Radio Bequit Evangelica in questa domenica. E benvenuti. Benvenute fratelli e sorelle, giovani e anziane, benvenute figli e figlie di Dio, benvenute a questo culto nel quale ci riuniamo ovunque noi siamo, per esprimere davanti a Dio la nostra lode e le nostre suppliche, il nostro canto e le nostre preghiere, e riflettere alla luce della Sua parola su ciò che abbiamo passato, su ciò che stiamo vivendo e sul cammino che ci sta davanti, al quale Dio ci chiama. È Dio stesso che ci raccoglie come un corpo unico ovunque noi siamo, ed è Dio stesso che è qui presente in mezzo a noi, perché lo possiamo celebrare in spirito e verità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Ascoltiamo queste parole del profeta Isaia, una potente promessa del Signore, che oggi guida la nostra preghiera di lode. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioierà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Fortificate le mani infiaccate, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e sarà sturato gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Preghiamo. Dio, Tu che apri torrenti nel deserto, e hai dato al tuo popolo da bere in abbondanza, come dagli abissi. Vieni a noi, Signore, dona anche a noi quell'acqua abbondante. Tu, che fai scaturire ruscelli dalla roccia e fai scorrere le acque come fiumi. Vieni a noi, Signore, manda le acque su di noi e fai fiorire i deserti sulle nostre vite. Tu che mandi la tua parola come pioggia e trasformi la terra arida in sorgenti d'acqua. Vieni a noi, Signore, fai sgorgare sorgenti nel deserto arido dei nostri cuori. Come la cerva anela ai ruscelli che scorrono, così la nostra anima ha sete di Te, del Dio vivente. Vieni a noi, Signore, fai fiorire le nostre vite e sazia la nostra sete. Amen. Thank you.
testo biblico che è proposto alle nostre chiese per la meditazione di oggi è contenuto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 54, i versetti dal 7 al 10. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un eccesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore. Avverrà per me come nelle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Il Signore benedica il nostro ascolto e la nostra meditazione della sua parola. Amen. Avverto sempre un senso di imbarazzo nel leggere questo passo del profeta Isaia. Sembra un po' di sbirciare nella corrispondenza privata tra due persone e tra due persone innamorate. Si scopre Dio come un innamorato tradito. In preda all'ira nasconde la sua faccia alla sua fidanzata e poi però ritorna da lei. Intanto soffre lui e soffre la sua fidanzata, cioè il popolo di Israele. Israele ha vissuto quella che sembrava l'assenza di Dio, il nascondimento di Dio come punizione, fatta questa punizione di devastazioni, di saccheggi, di distruzione del Tempio, di furto di eredi sacri. È stato un tempo di deportazioni in terre lontane, di minacce concrete all'integrità e alla sopravvivenza della nazione. In mezzo al disastro, i profeti individuavano delle responsabilità precise da parte dei capi del popolo e dei re. Denunciavano le politiche sbagliate, le ruberie, le illegalità commesse dalle guide del popolo. Denunciavano anche il ruolo devastante che le grandi potenze straniere avevano avuto nella politica interna di questo piccolo staterello chiamato Israele. E ancora al tempo di Isaia si toccavano con mano guai seri. Le case e le città erano distrutte, i poveri, le vedove, gli orfani invadevano le strade. La fiducia nei capi del popolo e nelle potenze straniere era stata abbondantemente delusa. Ma dopo il tempo della prova avviene la svolta. Dio ritorna alla sua fidanzata, al suo popolo abbandonato e sconfortato. Dopo il deserto c'è la fioritura del deserto, come scrive Isaia al capitolo 35. Ora Dio fa splendere di nuovo la sua faccia, quella che prima aveva nascosto. Non parla più come un innamorato tradito, ma come un partner aperto all'accoglienza e a sentimenti di sensibilità profonda per gettare basi solide per un nuovo inizio della relazione. Ora si parla di immensa compassione e di accoglienza, di pietà, di amore eterno. Sono sentimenti che mostrano quanto Dio sia coinvolto nella passione, nella sofferenza del suo popolo e quanto si è impegnato per tirarlo fuori dalla catastrofe in cui è caduto. Nel momento in cui il profeta parla così, non ci poteva essere migliore messaggio per rinfrancare il popolo, per farlo sentire amato e per fargli intravedere una strada nuova da percorrere verso la riabilitazione totale, verso la salvezza, con parole da innamorato, cariche di tenerezza. Dio parla così al suo popolo, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Ecco, e allora come cristiani e cristiane siamo qui a testimoniare che Dio ha dato prova di quell'amore infinito che aveva promesso, di quella tenerezza.
L'Evangelo secondo Giovanni ce ne parla in questi termini: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio per la salvezza di chiunque crede. L'amore di Gesù che muore in croce è la conferma estrema, radicale di un amore profondo che non si lascia smuovere e che non arretra nemmeno di fronte alla croce. E allora sarebbe per noi, fratelli e sorelle, una perdita incalcolabile lasciare evaporare l'amore di Dio in un discorso prettamente religioso, di quelli buoni solo per l'aldilà. E faremmo male a non trovarci invece la forza per uscire dalla stanchezza, dal deserto, dal degrado e imboccare la strada di quella che Gesù chiama la vita in abbondanza, la vita ad esuberanza, quella vita per la quale Egli è venuto e che troviamo proprio in Lui. Tanto i profeti di Israele quanto i Vangeli ci parlano di questo amore infinito di Dio che viene a salvarci dalla nostra condizione di degrado, a tirarci fuori dal deserto, condizione sia essa politica, economica o morale o tutte le tre le cose insieme. Fa bene anche a noi, come già ad Israele, non brancolare nel buio della disperazione, ma vedere la luce che si irradia dal volto di Dio. Con pazienza, perché siamo ancora nel deserto, ma con fiducia. Siamo nel deserto dei miei tempi, nel deserto del nostro tempo che vediamo attorno a noi. E chi è nel deserto sa che deve muoversi, ma c'è anche, appunto, la fiducia, perché c'è una promessa a chi si è smarrito in quel deserto. Il nostro Dio verrà Egli stesso a salvare, con immensa compassione e con un amore eterno. Io avrò pietà di te. Dio stesso ci viene incontro. Il cammino nel deserto non è un percorso naturale, ma ogni passo ha bisogno che Dio intervenga. Il deserto è un cammino esclusivamente di grazia, ma questo testo ci promette la presenza e il sostegno costante di Dio. Ed è solo affidandoci completamente a queste promesse e a questa grazia che possiamo guardare in modo diverso questo segno, vedere la liberazione nonostante il deserto, vedere la fioritura nonostante la siccità, vedere la guarigione nonostante i nostri tanti acciacchi. E possiamo mettere allora in preghiera al Signore tutto questo. Nella conversione mettiamo davanti al Signore i deserti che riconosciamo dentro di noi, i deserti di cui siamo responsabili nelle vite di chi ci sta accanto, di chi è lontano da noi e del mondo attorno a noi, con pazienza, con lentezza, con fede e con speranza. Mettiamo davanti al Signore noi stesse e noi stessi, affidandoci al Dio che sola, può raddrizzarci, annaffiarci, farci fiorire e portare frutto con immensa compassione, con eterno amore. Allora possiamo farlo senza attardarci nelle recriminazioni, ma con Isaia diremo che non temiamo le grandi potenze straniere, il deserto attorno a noi, e non confideremo in chi ci trascina nel baratro. Prenderemo in mano il nostro futuro e ci batteremo per quei valori nuovi che sgorgano dall'amore di Dio. In questo Dio è il nostro soccorso, in questo Gesù ci dà la vita nuova, la vita in abbondanza. E allora lavoreremo per risollevare chiunque è stato colpito, condivideremo la nostra gioia con chi è triste, pretenderemo una giustizia senza riguardi personali. E vedremo così che il deserto fiorirà, che il nuovo è possibile
perché Dio non ci ha abbandonati e abbandonate. È tornato a noi e ci mostra ancora il suo volto radioso e il suo amore eterno. Amen. Nella pazienza e nella speranza offriamo le nostre preghiere a Dio. Signore, mettiamo davanti a Te in preghiera tutti e tutte coloro che cercano di camminare nella Tua parola, per chi sta nei banchi e chi sta sui pulpiti, per coloro che sono a casa e per le strade, per tutti e tutte coloro che meditano la promessa di Dio nei loro cuori e per tutti e tutte coloro che portano la buona notizia nell'Evangelo del mondo. Ti preghiamo per le nazioni e per i loro capi. Fa che si aprano gli occhi, che si aprano le orecchie e che si aprano i cuori, e che la pace e la giustizia si diffondano in ogni terra. Ti preghiamo per tutto il mondo, i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che è in essi, per le piogge e il prezioso raccolto della terra, per le tenebre che si addensano e per la luce della speranza. Ti preghiamo per le nostre comunità e per tutti coloro che le abitano, per ogni membro dell'intero corpo, amica e straniero, genitore e figlia, fratello e sorella, vedova e orfano. Fortifica le mani infiacchite, Signore, rafforza le ginocchia vacillanti. Continua a ripetere a coloro che hanno il cuore impaurito, siate forti, non temete. Ti preghiamo per chi è solo, per chi è senza lavoro, per i malati, le timorose, gli infreddoliti e le affamate. Sei Tu, nostro Dio di speranza, che liberi tutti i prigionieri, che apri una via per chi fugge dalla guerra e dalla fame. Sei Tu che puoi aprire il cuore di chi non vuole aprire la porta. Noi Ti preghiamo così, perché Tu hai promesso che anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, il Tuo amore non si allontanerà da noi e dalla Tua creazione. O Dio fedele, ascolta la nostra preghiera. Amen.
Fratelli e sorelle, un giorno il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa e si coprirà di fiori, e la gloria e lo splendore di Dio saranno in piena luce. Con questa promessa andate, rafforzate coloro che hanno le mani stanche e incoraggiate quelli che hanno le ginocchia deboli. Dite a coloro che hanno il cuore smarrito, siate forti e non temete, perché il vostro Dio viene a salvarvi. Andate con fiducia verso i giorni a venire e che l'amore di Dio, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e la potenza dello Spirito Santo siano con voi, tra voi e dentro di voi, ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Michel Charbonnier.